Oggi di nuovo video unboxing con questa, cioè penso che questo sia il pacchetto più piccolo che abbia mai ricevuto. Cioè veramente ragazzi è piccolissimo, è un quadrato, quindi immaginerete che comunque sarà un qualcosa di piccolo. Ma che cosa? È un qualcosa che desideravo, mi è venuta proprio la scimmia di questo Tamagotchi. E quindi non vedo l'ora di farvelo vedere e quindi non indugiamo oltre e procediamo con l'unboxing. Allora, eccoci qua. Sono proprio curiosa di andare ad aprire, ma non so come aprirlo. Ah, vabbè, si apriva da qua. Ma che cavolo di scatola? Poi questa tra l'altro è di un orologio, nel caso, vabbè. Allora, vediamo un po'. Oh, ma che... ah, che emozione! Ma dove l'ho messo? Se non posso... No, vabbè, ragazzi. Tra l'altro di scena. Sto volando. Questo è il mio secondo acquisto. Tema Tama. Virtual Pet su Vinted. Oh! Alle! Oddio, ma è morto. No! Allora c'era la pila già, grazie, grazie mille. Allora, cos'è? È il Tamagotchi Connection B4. Sì! Allora, qua una bella passata di Polywatch, non gliela toglie nessuno. Per quello che l'ho pagato, vale tutto il suo prezzo. Ed ero molto curiosa di questo modello, proprio del V4, del V4, anzi, o quel si voglia. E questa shell è bellissima, mi piace un sacco e non sono proprio curiosa di iniziare questa avventura con il Tamagotchi V4. Con i Tamagotchi Connection diciamo che appunto non è che io li ami, anzi i vintage non mi sono mai piaciuti, non mi hanno mai presa, però ho detto vabbè, vediamo questo modello che è un po' particolare a livello proprio di gioco, di modalità... Proprio nella struttura dei giochi è abbastanza particolare e anche complesso. Quindi in realtà ci sta. È un maschio. Boy, it's a boy! Benissimo. Lo chiamiamo Fibo! Allora, eccoci tornati. Ho fatto un piccolo restauro. Allora, io ho messo la catenina che era del Femilici, ma ci sta bene. Ho passato un po' di Polywatch, già la differenza è notevole. Per il resto, ecco, per il prezzo che l'ho pagato, ci sta, perché i V4 si trovano a prezzi molto alti. E non vedo l'ora di cominciare questa avventura, che spero non mi deluda, perché comunque è un modello abbastanza particolare da cui bisogna starci dietro. Non vedo l'ora di cominciare, lo terrò acceso. Vediamo un po' cosa ne esce fuori e vi faccio sapere, sperando di riuscire a creare una guida, magari un qualcosa insomma per orientarvi al meglio in questo modello, che dicono che sia appunto il modello migliore di tutti i Tamagotchi Connection. È quello che mi chiama. Magari proviamo a dargli da mangiare, poverino. La cosa bella è che appunto i Connection sono in inglese, quindi meglio di così. Non si può. E vi spoilerò, mi arriverà un altro piccolino così. Vabbè, è morto. Però, ecco, ripeto, non voglio spoilerarvi, ma vi dico che sarà degli stessi colori. Insomma, poi vi lascio all'immaginazione. Sì, in questo periodo sto andando di vintage. Io che non li sopporto, ma insomma sono molto curiosa e poi si deve provare tutto nella vita. Siccome amo i Tamagotchi, faccio anche questo per loro. Mi sacrifico per la patria. Oggi mi sono arrivate anche loro, le nuove DIM card del Digimon Vital Bracelet. Allora, loro sono Volcanic e Blizzard, quindi vabbè, del fuoco, del vulcano e del ghiaccio. Questi due nuovi mostriciattoli si uniscono alla famiglia del mio Vital Bracelet. Non vedevo l'ora che mi arrivassero, appunto sono la nuova uscita.
Non vedo l'ora di provarle. Dentro questo contenitore ho le altre, le mie altre DIM card, a cui appunto si aggiungeranno anche queste. Piano piano cercherò di... Oddio, lui mi chiama. Va bene. Cercherò piano piano di collezionarle tutte, se possibile. Non tutte tutte, però... Veramente, ragazzi, ho la scimmia per queste DIM card, le voglio tutte, sono bellissime, mi sta piacendo un sacco il Digimon Beetle Bracelet, quindi adoro. Bene, mi raccomando, fatemi sapere nei commenti se ve lo ricordavate, il Tamagotchi V4, se lo avete posseduto, se lo possedete, ditemi cosa ne pensate, perché per me è veramente un salto nel vuoto. Sto facendo questo esperimento perché ho voglia di provare cose nuove, ho voglia di immergermi di nuovo nel passato, e quale modo migliore se non cominciare, diciamo, con il modello che si ritiene sia il migliore tra i Connection. Col Femilici, ahimè, è stato un fallimento, perché non è un Tamagotchi che mi piace molto, ma lo riproverò sicuramente in futuro, magari mai dire mai. Adesso mi dedico a lui, questo bel piccolino qua che è bellissimo, veramente. Volevo troppo questa shell e sono veramente strafelice di averla. Quindi vediamo un po' cosa succederà. Bene, io direi che per oggi è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, iscrivetevi al gruppo di Tamagotchi Italia su Facebook, mettete un bel mi piace alla pagina di Tamagotchi Italia. Noi quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao amici!